Benvenuti in questo nuovo video a Voce dell'Oltretomba. Siamo già in cammino e stiamo andando al mercatino ad Ervio. Per fortuna non piove più, come si può vedere, e per fortuna oggi dovrebbe dare nubi sparse. Non è sole che dei 40 gradi che spacca le pietre, però diciamo che non dovrebbe piovere, ecco. Questa è la nostra visuale, niente di che. Dai, come risveglio mattutino per la prima volta dopo mesi. È andato abbastanza bene, dai. Pensavamo peggio. Ieri sera non ci siamo finiti di vedere amici. Non ditemi niente. Ma tanto ora che va su amici. Ah no? Sì, infatti ora che è caricato. Ma c'è tempo a finire di vederlo. Comunque ieri sera a me non mi è piaciuta la sfida lì. Parliamone un attimo. Intanto siamo a Bottanuco. Non mi è piaciuta la sfida tra Alessandro e Giulia. Cioè Alessandro è stato stra bravo. Giulia, niente da togliere a Giulia, per carità, è bravissima anche lei. Però secondo me il guanto di sfida lì delle tre prove di ballo, cioè, secondo me doveva vincere Alessandro. Vabbè, a parte che Filiberto me sta qua. Oh, vota tutto quello che non dovrebbe votare, vota. Mamma mia, che nervi! E niente, ragazzi, questa è stamattina, vi? Niente, ci vediamo dopo. Ciao. Guarda che bello! Un po' di sole! Basta. A dopo. Allora, noi siamo arrivati, no? Però c'è un vento pazzesco, non so se si vede dal lago. Non lo so, ragazzi, se metteremo giù perché c'è troppo vento. La vedo grigia. La vedo grigissima. Guarda lì che roba. Adesso aspettiamo che arriva l'organizzatore e la frequazione. No, c'è troppo vento, raga. Stavo dicendo, ma è partita la registrazione? Beh, vabbè. Comunque stavo dicendo che c'è troppo vento, mi sa che salta. Mercato salta oggi, mercatino. Non so chi vuole rischiare, per carità, guarda che vento che c'è. Qua ci spazza via tutto. No, non si può lavorare così. Vediamo cosa dice l'organizzatore. Arrivati, siamo qua sul lago, vedi? Però mi sa che non mettiamo giù perché c'è troppo vento, guarda. La giornata è bella, però c'è troppo vento. E rischiamo che ci tira giù tutto. È proprio forte il vento. Per cui mi sa che torniamo a casa. Vabbè. Adesso vediamo. Ciao, ma. Allora, Gutemorgen mica tanto. No. Qual è il contrario di Gutemorgen? Non Gutemorgen. Ah, è bello. Non Gutemorgen. No, Gutemorgen. No, vabbè, ragazzi, io non ho parole. Cioè, ci siamo svegliati alle 5:50. Un'ora di viaggio. Sai che sono a dire, mi vengono i brividi. 5:50. Arriviamo qui. Guarda che bel posto che era questo. Lo stai vedendo? Sì, adesso c'è l'erba. No, ma guarda, amore, che bel posto che era questo. Gira a sinistra su via Enrico Fermi. Smettia! Guarda che bel posto! Le camminate che mi dovevo fare oggi io qua. No, vabbè. Tra 500 metri gira a sinistra su via Giacomo Matteotti. Sì, questo è sempre Geneviève. Geneviève? Questo è il carro punto lì. Ah, quello lì. Ma come fai a usarlo? Si muove. Vabbè, comunque stavo dicendo. Sì, amore, ma a loro non gli interessa. Qua devo girare, no? No, aspetta. Non lo so, comunque stavamo dicendo che siamo messi malissimo. Adesso io e Marco cerchiamo un bar dove far colazione e poi ci rivediamo là. Amore, siamo online. Eccoci qua. Ciao ragazzi, wow. Sì, scusate. Che cazzo. Allora. Che figata di muro. Ah, si può dire. Allora, siamo in un bar a fare colazione. Il signore Panagiano.
Ma siccome il mercatino è andato, è andato perché c'è troppo vento. Ci siamo fermati a fare colazione. Con freddo esagerato. Ci siamo fermati a fare colazione, facciamo le mucche, colazione al volo. In mucche? Cos'è in mucche? Mamma. Abbiamo trovato un bar che è all'aperto ma è chiuso. È all'aperto ma è chiuso. E niente, dai, a dopo, ciao. Vediamo oggi. Allora, mamma, ragazzi, ma questo non è un video, io ve lo sto già dicendo, mettetevi in pace che questo non è un video. E cos'è? E amore, cos'è questa roba qua? Dovremmo mettere qualcosa sotto per alzare la videoschermata. Va bene così. Due brioscioni alla crema, un bel cappuccio. Marco ha preso freddo. Amore, ma si può con le teste tagliate? Ma che video è? Non guardare, che stiamo facendo video legali. Molto in meno, stiamo facendo eh? Video illegali, non lo sa nessuno. Aspetta che sistemo un attimo. Rieccoci. Dai, sistemato un pochettino. Amore, ma te si vede? Sì. Allora, io ho preso cappuccio. E Marco ha preso cappuccio e ginseng. Certo, questi primi piani. Buona idea. Buona? Senti, facciamo una bella cosa. Adesso io mi faccio colazione con calma e poi ci rivediamo. Tanto ormai la giornata è questa, non ti pensare che cambia. A dopo. Ciao. Allora, niente ragazzi. Gira a sinistra su via Valvarrone. E niente, stiamo tornando a casa. Questo è un vlog che non credo sia neanche un vlog. Tra 350 metri, gira a sinistra su via Valvarrone. Cos'è che è Ale? Mentre parli, parla quello. Ma sì, amore, lo sai, no? Com'è? Cioè, non è una cosa normale. Però noi, ecco, guarda che bei paesaggi ci sono. Guarda che bella quella casa. No, boh, parole. Guarda che bella questa casa giallo canarino, bellissima. Non si vede niente. E niente, stavo dicendo che sto tornando a casa. Guarda laggiù le montagne con la neve. Beh, il paesaggio non gli si può dire. Guardala qui la casa giallina. Gira a sinistra su via Valvarrone. Quindi, alla rotonda, prendi la seconda uscita verso Lecco e Milano. Giornata è così, è andata così. C'era troppissimo vento, veramente troppo. Ti snerva quando c'è. Alla rotonda, prendi la seconda uscita verso Lecco e Milano. Sì, Genevieve, sì. E niente, dai, a dopo. Siamo in galleria, si vede, non c'è un'anima. Ma stai dicendo siamo in galera? In galleria. Ma no, guarda che ci sono due luci rosse laggiù in fondo. Niente ragazzi, noi finiamo il vlog così, che dici amore? Cioè ormai, cioè io veramente non lo dico più a nessuno dove andiamo a fare il mercatino, perché non se ne può, cioè boh, io non so, veramente. Ma se uno va a venirci a trovare non sa che facciamo il mercatino. E amore, quando sarò lì lo dirò, siamo qua. Poi metti il video il giorno dopo e niente. No, perché veramente non è possibile una roba del genere, non è possibile. Il primo mercatino saltato per... cioè c'era una giornata fantastica. Ma non è che è saltato solo per te, anche per tutti quegli altri che c'erano là è saltato. No, parole. Comunque niente, è saltato il mercatino per la troppa pioggia, sì, troppo vento, scusate. E aspettiamo la prossima, che ti devo dire. Prossima settimana dovremmo essere a Brugherio. Nel centro commerciale Kennedy. Mo hai detto che non dovevi dirla niente a nessuno. Sì, ma dico niente. No, ma perché nel centro commerciale non c'è pioggia, non c'è vento, non c'è niente. Pronto? Si va a chiudere il centro commerciale. Vabbè, dai, io vabbè, non dico più niente. Diciamo solo che siamo a Brugherio, poi non c'è più niente. Ecco, niente, ragazzi. Il vlog finisce qui. Sì, ma sì. Mi rendo conto che non è un vlog questo, mi rendo conto che è saltata la giornata, però come è saltata per me è saltata pure per te. Facciamo così? Oh. Allora amore, saluta, allora spolliciate se il video vi è piaciuto, condividete e alla prossima!
Ciao. Ciao amore. Tutto ciao. Ciao. Ma adesso stai vedendo la giornata fantastica che è uscita fuori oggi? C'è. E qua guarda, non c'è, che qua non c'è un raffolo di vento. Non c'è. Vabbè, io non ho parole veramente. Ce l'hanno con noi, amore. C'è il lago, qualcuno ce l'ha con noi. Quel lago è piatto. Là c'erano quelli con lui, con le Winsett, che c'erano vite con figlio. Cioè, guarda che bella giornata e noi stiamo tornando a casa. Era bellissima oggi, se non c'era quel vento lì oggi sarebbe stata una giornata favolosa. Anche per noi, per stare insomma fuori una giornata, parlare col vicino di casa, il girettino. Poi ho visto che era anche una bella postazione. Vabbè, niente ragazzi, volevo solo farvi vedere. 3-10 km. Prendi l'uscita Pescate su strada statale 583 verso Pescate. Ciao e alla prossima. Ciao. Cioè, io allora stavo. Che ridi? Perché hai chiuso il video 3 volte. Ma guarda che bello! Posso non farglielo vedere? Ma poi c'è una giornata favolosa oggi! Favolo. Porca miseria nera, ladra assassina! Oh, guarda che bella giornata che era oggi! Io non ho parole, veramente! Niente ragazzi, volevo farvi vedere il panorama, che oggi è stupenda la giornata, veramente veramente bella. Dopo 6 mesi in casa dici esci, non ci credi neanche tu che esci, e che cosa succede? Rientro. Vabbè dai, richiudo, va, ciao.